qua proposer d'adapter cette Sì, effettivamente sono venuti da me e mi hanno proposto l'adattamento di questo romanzo della Turazza. Voilà, je crois que le producteur qui me voit aimait beaucoup mon premier film qui s'appelait Voyage, qui tournait autour d'une thématique pas si éloignée. Et le producteur qui est venu me faire cette proposition avait vu mon premier film qui s'appelait Voyage et un peu girava intorno la stessa thématique. Gli ero piaciuto, per questo me lo proponeva. È importante sapere che ci sono due testi però, credo, usi in questo film. Oltre alla due c'è anche la seconda parte, Monsieur X, di ici Pierre Rabier. Si può spiegarci di quale si tratta? Effectivement, en vérité, la douleur c'est un recueil d'une dizaine de récits. In realtà la douleur di Marguerite è un raccolto di una decina di racconti, una decina di racconti. E parmi tous ces textes, il n'y en a que deux qui sont numérotés. Un, le premier qui s'appelle La douleur, et deux, le second qui s'appelle Monsieur X. E tutti questi racconti ce ne sono solo due numerati. Primo, La douleur, e la secondo, numero due, si chiama Monsieur X. Signor X. L'idée d'adapter les deux était que si elle-même en a fait un diptyque, c'est qu'il y avait bien une raison. L'idea di questo adattamento dei due era venuta dal fatto che lei aveva fatto un diptico, quindi bisogna che ci sia una ragione per questo. Et en cherchant un petit peu dans des textes plus récents, je me suis rendu compte que cette aventure qu'elle avait eue avec ce collaborateur, M. X, guardando un po' nei testi più recenti, mi sono accorto che l'avventura che aveva avuto con questo collaboratore, un collaborazionista, et c'était quelque chose de l'ordre de la honte qu'a pu ressentir esprimeva il senso di vergogna che Marguerite Duras ha probabilmente sentito. La honte è centrale dans l'œuvre di Duras, elle se retrouve tout le temps. Vergogna che è un ruolo centrale nelle sue opere, la ritroviamo dappertutto. C'est le sujet principal di Hiroshima Mon Amour. Che poi è il tema principale di Hiroshima Mon Amour. Alors voilà, l'idée était d'adapter les deux. Et j'ai juste inversé pour le remettre dans l'ordre chronologique. Et quindi l'idée di adattare l'adattamento dei due, ho soltanto invertito i numeri per rispettare l'ordine cronologico. Oh, non è mai semplice portare sullo schermo questo periodo storico, perché è stato fatto molte altre volte. Perché c'è ormai un immaginario sedimentato. Qui non ci aspettiamo di vedere raccontata la Francia dell'occupazione occupata dai nazisti secondo certi canoni estetici, e perché bisogna in qualche modo rompere tutto questo per rendere nuovamente vivo e vero, attuale, qualcosa che ormai invece appartiene fortunatamente al passato. Io credo che nella apparente classicità del film La Douleur, invece Finchier abbia lavorato con molta sapienza per appunto rovesciare i cliché e le convenzioni a cui normalmente associamo l'immagine di quel periodo storico. Vorrei sapere come ha fatto e quali sono stati i suoi film di riferimento, perché so che ci sono. Ma justement, peut-être que le truc c'est d'essayer de ne pas l'épuiser dans les références. Ma appunto, forse quello che ho cercato di fare era proprio di non ripescare nei riferimenti, proprio questo. Je m'explique. E sarò un po' più chiaro. Les grands films sur l'occupation, ils m'ont constitué. Je les ai vus, ils m'ont constitué. Ecco, i grandi film sull'epoca dell'occupazione fanno parte di me, cioè io li ho visti, fanno ormai parte di me. L'armée
l'armée des ombres, Melville. Quella di Melville, l'esercito dell'ombre. La convulsion. La convulsion. Du mal. Du mal. Monsieur Klein. Monsieur Klein. Joseph Joseph. Joseph Joseph. Mais aussi Allemagne à les zéros. Germania anno zero. Et Ron Gilbert. Mais je me suis rendu compte que quand on parlait de cette époque-là, immédiatement étaient convoquées des images de fiction, de film. Et mi sono reso conto che quando si parlava di quell'epoca venivano subito agli occhi delle immagini convenzionali, delle immagini di fiction. Del cinema. Del cinema, cinematografiche.